bentornati con il nostro Instant Focus completamente dedicato alla notizia che ha sconvolto il mondo dello sport, in particolar modo quello del golf nell'ultimo weekend, perché è stata giocata la prima tappa del nuovo circuito della Superlega Araba di golf, un blitz in sostanza che non è riuscito al mondo del calcio, che invece è riuscito a quello dei green. Una Superlega Araba ricchissima che sta convincendo attraverso gettoni di partecipazioni e montepremi milionari alcuni dei grandi nomi del golf a lasciare il PGA Tour per unirsi appunto alla nuova competizione. Hanno già detto addio alla Tour americano Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, manca solo praticamente la firma, tutti espulsi dallo stesso PGA o pure ecco a chi hanno rassegnato direttamente le dimissioni. Ha fatto scalpore il no di Tiger Woods alla Superlega Araba, che lo ricordiamo è finanziata dal fondo saudita PIF, lo stesso proprietario del Newcastle. Ecco il no di Tiger, che ha ricevuto un'offerta monster da $1 miliardo e cercheremo anche di capire perché insomma ha potuto dire di no. Commenteremo tutto questo con il massimo esperto di golf in Italia, ovvero il direttore Massimo De Luca, a cui naturalmente do il benvenuto. Ciao Valentina, un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e alla visione. Ecco Massimo, innanzitutto ti voglio chiedere quanto sei rimasto sorpreso da questo blitz, l'ho chiamato così, della creazione della Superlega Araba di golf. Nell'ultimo weekend, pronti via, si è disputata la prima tappa al Centurion Club di Londra e nessuno insomma se l'aspettava, perché sì, se ne parlava da tanto tempo, ma poi ecco c'è stata questo evento del tutto così a sorpresa. Tu come lo commenti? Ma io francamente, Valentina, sono rimasto molto sorpreso, perché bene o male, seguendo quotidianamente tutte le vicende che riguardano il golf, era chiaro che ormai il lavoro era in corso e che i tornei si sarebbero fatti. Però nello stabilire un paragone, come hai fatto, tra questa iniziativa e la Super League del calcio, che peraltro fino a questo momento non ha trovato applicazione, beh, c'è una differenza fondamentale da sottolineare. Che se la Super League fosse riuscita ad andare avanti, beh, avrebbe schierato in effetti il meglio del calcio europeo e quindi possiamo quasi dire del calcio mondiale. E qui no, qui nella Lega che ha scelto Greg Norman, un grande del passato come uomo immagine, oltre che come frontman in qualche modo di tutta l'iniziativa, i nomi che hai citato sono sì grandi nomi, ma la maggior parte di questi grandi nomi sono ormai sul viale del tramonto. Mickelson è stato un grandissimo, ma insomma non vince più da un bel po' ed è sceso molto nelle classifiche mondiali. Dustin Johnson, anche lui è stato numero uno del mondo, ma non vince più da un po'. Sorprendono un po' di più quelli dei giocatori più giovani come Bryson DeChambeau o come Patrick Reed. Patrick Reed è stato ben noto per il suo caratteraccio, che hanno scelto praticamente la via dei soldi, avendo ancora molta storia personale da scrivere nel tour più importante che è il PGA Tour. Per i meno esperti è come giocare nell'NBA, nel basket, sai di giocare al massimo livello mondiale. Quindi è chiaro che la leva su cui gli organizzatori della LIV fanno appunto pressione è quella economica, certo, perché molti di questi hanno ricevuto un ingaggio per partecipare e in più si garantiscono, ammesso che ne avessero bisogno, la vecchiaia, nel senso che questi tornei non prevedono il taglio, per cui a differenza dei tornei in Europa e in America nessuno viene escluso dopo due giorni se è nella parte bassa della classifica, tutti si va fino alla fine su tre giri e non su quattro, quindi anche con meno impegno fisico e di tempo, e tutti guadagnano dei soldi anche l'ultimo arrivato. E beh, è chiaro che sono elementi che possono far gola, ma fanno gola a chi? Ecco, su questo cartello che stiamo vedendo in onda, Charles Schwartzel, che ha vinto la prova proprio domenica scorsa o sabato, non vinceva, un gran giocatore sudafricano, ma non vinceva un torneo ormai dal 2016. Martin Keimer è stato per breve periodo il numero 9 del mondo, però anche lui è a corto di vittorie ed è sceso tantissimo nella graduatoria mondiale. Graham McDowell è alla fine della carriera,
E così anche Sergio Garcia, che è stato nei primi anni 2000 l'alternativa europea a Tiger Woods, ma non ha mai vinto in proporzione, e comunque è in difficoltà anche lui da qualche tempo. Ecco Massimo, hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto perché è un aspetto centrale della vicenda. Abbiamo visto appunto la lista dei nomi dei ribelli, li abbiamo definiti così, del Live Tour, però dobbiamo sottolineare che tra i primi 20 giocatori del mondo, 19 appunto escluso Dustin Johnson, sono rimasti all'interno del PGA Tour almeno fino a questo momento. Perché dico almeno fino a questo momento? Perché bisognerà vedere che cosa decideranno i major nei confronti appunto della nuova Superlega. Il punto mi sembra questo, insomma, che se i major continueranno a far accedere insomma i giocatori anche del Live Tour all'interno della loro competizione, beh, allora la Superlega avrà modo di andare avanti, altrimenti potrebbero esserci dei problemi. Tutto tace ed è questo diciamo il punto così che ci fa più riflettere. Secondo te i major, la Augusta Masters, lo US Open, l'Open Championship, come si posizioneranno tra Live Golf e PGA Tour? Mi sentirei di dire che la Augusta Masters, siccome il Masters ha uno statuto poi a sé, sì, si viene invitati alla Augusta Masters, cioè i giocatori che rientrano in un certo livello di classifica ricevono una lettera di invito, no? Ed è un'emozione quando un giocatore per la prima volta è andato così avanti nella carriera da poter essere invitato al Masters. E quindi credo che il Masters, io credo che tutti i major alla fine opteranno per non entrare in contrasto con il PGA Tour, ma su questo non possiamo essere certi. C'è da chiedersi un altro, c'è da sondare un altro aspetto, ovvero le politiche punitive, diciamo così, di esclusione che il PGA Tour e anche lo European Tour, i due più importanti circuiti mondiali, stanno adottando nei confronti di chi, tra virgolette, tradisce per partecipare alla nuova Lega, non saprei dire fino a che punto possano essere sostenibili a fronte di un eventuale ricorso ai tribunali in ambito internazionale dei giocatori che venissero danneggiati da questa decisione. Perché la libera concorrenza è un principio acquisito di tutte le economie privatistiche mondiali, e qui non stiamo certo parlando di situazioni che riguardino, insomma, non democrazie, ecco, per intenderci, per cui una limitazione della libera concorrenza non so fino a che punto possa essere sostenuta. Questo è in semplice punta di diritto. È chiaro che giocatori che hanno scritto la loro storia sul tour americano, sul tour europeo, hanno anche un legame, come dire, affettivo, oltre che di gratitudine, perché tutti quelli che hanno fatto una buona carriera non hanno problemi economici. Questo signore che stiamo vedendo, Phil Mickelson, è un grandissimo giocatore, ma è, lo ha dichiarato lui stesso, ha dovuto ricorrere alle cure per salvarsi dalla mania del gioco, mania ossessiva, è un gambling addicted, per dirla in termini americani o inglesi, e ha ammesso tranquillamente di aver perduto centinaia di milioni di dollari al gioco. Ora, è chiaro che se tu guadagni tanto ma perdi molto al tavolo verde, poi l'offerta di un circuito che sicuramente gli ha garantito l'ingaggio in partenza e più gli garantisce guadagni cospicui ad ogni torneo che giochi, anche se sono solo 8 i tornei in programma di questa lega, sì. Ecco, 8 tornei nell'anno. Non so, in America li fanno in 2 mesi, 8 tornei tranquillamente. Quindi comunque è chiaro che la prospettiva di un guadagno certo alla fase finale della carriera, magari con qualche problema economico alle spalle, è un richiamo piuttosto forte. Ma Mickelson, per esempio, nel primo torneo non è andato per niente bene, tra l'altro. Sì. Ecco Massimo, intorno appunto alla Superlega araba di golf c'è naturalmente tutto il discorso economico legato ai dollari. Tra l'altro, insomma, ci si chiede se sia lecito e soprattutto etico acquisire insomma montagne di soldi da parte di un paese, l'Arabia Saudita, che non rispetta i più basilari diritti umani. Tra l'altro, ecco, a questa accusa i giocatori hanno risposto: beh, guardate, non ci chiedete questa cosa perché noi
comunque siamo degli sportivi, non dei politici. Però ecco, c'è un'altra anche diatriba ancora più interessante proprio dal punto di vista sportivo sul futuro del golf, perché il LIV Tour vuole anche un po' modificare proprio la natura stessa del gioco. Lo vediamo anche attraverso il nostro primo cartello grafico, perché abbiamo, eccoli qua, elencato proprio tutte, innanzitutto le formule originali. Abbiamo detto si gioca a squadre, ci sono tre giri di gara senza il famoso... Si gioca anche a squadre. Anche a squadre, certo, sì, 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 sì. Tre giri di gara senza il cut, poi telecamere e microfoni su giocatori e caddy per avere le loro impressioni in tempo reale, gare che sono trasmesse in streaming su YouTube e poi tutto quello che c'è attorno al campo, il Food and Drink Festival, il DJ set con musica ad alto volume e il Virtual Golf nel tendone del metaverso. Quindi insomma un nuovo modo proprio di concepire questo sport. E qui c'è la diatriba appunto tra i tradizionalisti che impallidiscono di fronte a questo nuovo regolamento e a tutto questo circo che viene creato attorno e dicono attenzione, ci stiamo allontanando troppo dalla natura originaria di questo sport, e invece i futuristi, li definiscono così, che dicono no, attenzione, sono tutte delle migliorie che anzi rendono il golf più popolare, più vicino alla gente, potrebbero addirittura aumentare il bacino di spettatori interessati nel futuro e anche l'indotto economico. Ecco, tu in questa diatriba tra tradizionalisti e futuristi come ti poni? Allora, non c'è da scandalizzarsi affatto se si introducono degli elementi di spettacolarizzazione, quelli sì, televisivi sono interessanti, telecamere su giocatori e caddy, si ascoltano i commenti in diretta, musica DJ set è stato in parte anche già fatto in certe occasioni sullo European Tour, ma anche qualcosa in America, ma queste non sono cose sulle quali secondo me accapigliarsi più di tanto. Sì, gli ipertradizionalisti, quelli che vorrebbero si giocasse ancora in giacca e cravatta come alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, magari si scandalizzano, ma insomma il nuovo avanza da tutti i punti di vista. E io ne faccio più un discorso tecnico. Sì. L'identità del campione di golf si basa sulla capacità, sulla distanza di 72 buche, di essere veramente il migliore, perché uno sport in cui l'errore può scattare per un semplice impatto di qualche millimetro differente tra il bastone e la palla, è chiaro che è legato a un'infinità di variabili, quelle che mandano un po' in confusione mentale noi giocatori dilettanti che ci arrabattiamo in giro per i campi. E allora, per ottenere una classifica che come dire, rispecchi i valori reali in campo, occorrono molti giri, perché a quel punto chi è veramente bravo, chi è veramente forte sulla lunga distanza, non può giovarsi di un singolo colpo fortunato, di più di un singolo colpo fortunato, o pagare in maniera troppo pesante un singolo colpo sfortunato, perché c'è anche quello naturalmente. Quindi l'identità, come dire, del golf è sulle 72 buche. E questo è un primo elemento. Sì. Ma di fondo io posso dirti quella che è stata la mia sensazione nel seguire domenica nella notte italiana la fase finale del torneo americano, invece, dove fino all'ultima buca si sono disputati la vittoria tre dei migliori giocatori del mondo. Rory McIlroy, mm-hmm, che alla fine ha vinto con sì, due birdie nelle ultime due buche, proprio da campione quando stava per perdere un torneo già vinto. Justin Thomas, che è sicuramente uno dei giovani più forti e più interessanti del circuito, Tony Finau, un altro giocatore che è di grandissimo livello, che è stato vicinissimo anche lì a vincere questo torneo. Bene, questo livello sulla Lega, sulla LIV, sulla Lega alternativa non c'è assolutamente. Stiamo parlando veramente di due livelli diversi. Ancora una volta posso fare l'esempio dell'NBA. Sì. Voglio dire, un discorso è vedere una partita di basket dell'NBA, un discorso, tutto l'affetto e l'amore che personalmente ho nutrito e nutro per il basket italiano, un discorso è vedere una partita bella del campionato di basket italiano. Sono livelli diversi e credo che alla fine sarà la vera discriminante. Certo, ecco, a proposito insomma di grandissimi campioni, dobbiamo parlare della posizione di Tiger Woods, che sicuramente ha fatto discutere, perché attraverso la soffiata dello stesso Greg Norman abbiamo saputo insomma che Tiger avrebbe rifiutato questa offerta davvero vertiginosa della Superlega Araba di $1 miliardo di dollari per prendere parte appunto a queste 8 tappe del circuito. Ecco, io ti chiedo perché Tiger Woods
ha detto di no. Se in questo suo rifiuto c'è effettivamente, insomma, una volontà di difendere il golf così come lo conosciamo, un debito di riconoscenza, come giustamente sottolineato, nei confronti del PGA Tour, oppure c'è qualcos'altro, cioè le sue condizioni fisiche che comunque gli impedirebbero di giocare a ritmo elevato, PGA o Live che sia, e quindi lui se ne esce così da gran signore da questa vicenda, approfittando appunto di questa impossibilità. Secondo te perché ha detto di no, Tiger? Escluderei subito questa terza ipotesi che hai formulato. Sì. Ho seguito Tiger Woods in campo al Masters, proprio sul campo, perché ogni anno cerco di andare al Masters per il mio piacere e aggiornamento professionale, poi lavoro anche da lì. Ed era veramente impressionante vedere, specie nel corso dell'ultima giornata, quanto zoppicasse, quanta fatica facesse a portarsi avanti. Da questo punto di vista, i tre giri anziché quattro e gli otto soli tornei nell'arco della stagione sarebbero l'ideale per lui, perché limiterebbero il suo impegno sulla singola gara e sulla stagione, no? Se lui ha rifiutato, e lo ha detto, e ha rifiutato $1 miliardo, che viene veramente da ridere solo a, non sappiamo nemmeno come si scrive forse, sì. È perché ha da questo punto di vista un senso profondo della sua identità. Dunque non ci dimentichiamo che Tiger è figlio di un militare, il papà era colonnello, è stato in Vietnam, eccetera. È stato un po' allevato con disciplina militare e ha sempre avuto una tale ammirazione per le forze, per l'esercito americano, da aver voluto a tutti i costi nei primi 2000 passare 2 o 3 giorni e fare con i militari, con le sales force, cioè i corpi veramente d'urto, l'addestramento militare che loro sostengono. E il suo coach di allora, che non era d'accordo, ha anche sostenuto in un libro che quelle giornate abbiano ulteriormente complicato la sua situazione fisica, che sappiamo essere molto, molto delicata, perché ha subito 10 interventi chirurgici, adesso non facciamo sì. tutto l'elenco, ma insomma è uno che di traumi ne ha subiti veramente tanti, poi l'ultimo è stato un incidente stradale di 2 anni fa. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista dell'impegno, gli conveniva, oltre che economicamente. Ha guadagnato tantissimo e continuerà a guadagnare tantissimo anche giocando poco, perché è un'icona, un'immagine talmente forte che può spendersi da tutti i punti di vista, ma lui ha una forte identità nei confronti degli Stati Uniti d'America, delle sue istituzioni, e ha una riconoscenza, che, e questo è bello, va detto, nei confronti di un circuito grazie al quale è diventato ricco, straricco. Poi lui è un fenomeno ed è diventato straricco perché è un autentico fenomeno, perché non ce n'è stati e non ce ne saranno probabilmente come lui. Però è in quell'organizzazione, è in quel tour, è in quell'insieme di persone che danno corpo a tutto, che lui ha vissuto tutta la sua carriera. Un'altra persona di non minor fascino, anche se di un'età ormai differente, ed è Jack Nicklaus, no? È il più grande insieme, o forse dopo Tiger Woods, comunque quello che ha vinto più major nella storia, pur avendo più di 80 anni, era stato contattato non per giocare naturalmente, ma come uomo immagine, gli offrivano comunque, mi pare, anche a lui $100 milioni, che anche quelli non sono esattamente un rimborso spese. E ha rifiutato per motivi analoghi, cioè la mia storia, ho contribuito a far nascere insieme con Arnold Palmer il PGA Tour. Arnold Palmer non c'è più, è stato l'altro grande campione degli anni 60. Come potrei io andare contro il PGA Tour, che è stata tutta la mia vita? Beh, insomma, in un contesto di milioni e di milionari, perché poi sempre di tutti i milionari stiamo parlando, rinunciare ad altri soldi in nome di un'identità, di una storia, di una tradizione, insomma, tutto sommato è un bel segnale. Sì, no, senza dubbio, insomma, un bel segnale, e vorrei anche aggiungere, insomma, la tua giustissima riflessione, anche il fatto che, come hai detto, Tiger di soldi, insomma, ne ha fatti veramente non tanti. Gli mancano, dai. In carriera nonostante non gli mancano. Il divorzio molto costoso a suo tempo. Che per lui sicuramente, ecco, la gloria, il fatto di entrare nei libri di storia, di abbattere i record, quello conta soprattutto, insomma, per uno sportivo. Lui adesso cercherà di limitare i suoi impegni ai major, sostanzialmente. Temo fortissimamente, ti ripeto, avendolo seguito da vicino in campo e poi in televisione per altri tornei,
campo e più volte l'ho seguito in campo, temo fortissimamente che non ci riuscirà. Dico temo perché è stato talmente grande che meriterebbe di aggiungere ancora qualche perla alla sua colonna di vittorie, perché le condizioni fisiche sono veramente, appaiono veramente compromesse. Però è bello che ci provi, è bello che nonostante tutto e nonostante l'età, perché Tiger ha 46 anni, dà alle spalle tutto quello che ricordavamo in termini chirurgici, medici, eccetera, è bello che ci provi ancora, è bello che non lo faccia in nome dei soldi. Certo, assolutamente. Ecco, tornando invece proprio al pugno duro del PGA nei confronti dei giocatori, diciamo così, separatisti, l'abbiamo ricordato, insomma, sono stati espulsi dal circuito, non potranno partecipare alle gare del PGA, sono stati esclusi, attenzione, e qui è il punto anche focale, dalla President's Cup e dalla Ryder Cup. E qui naturalmente il pensiero va alla Ryder di Roma del 2023. Ecco, bisognerà vedere poi come si evolverà la vicenda, ma tu temi che ci siano dei riflessi negativi appunto sulla nostra edizione italiana, che sia una Ryder Cup insomma mutilata se le sanzioni dovessero colpire appunto i ribelli del LIV? Francamente no, almeno che, ma non credo, nei prossimi mesi non si aggiungeranno nomi davvero grossi alla lista di quelli che aderiscono alla nuova Lega. Come dicevamo prima, al momento di nomi davvero grossi in campo americano ci sono Patrick Reed e Bryson DeChambeau, il quale fra l'altro ha subito perso uno sponsor molto importante, una società americana di mutui, che ha subito ritirato la sponsorizzazione quando lui ha aderito alla Lega degli Arabi, perché poi, ma non possiamo parlare di troppe cose, c'è tutto il discorso delle vittime dell'11 settembre che hanno scritto una lettera ai giocatori che hanno accettato di praticamente di lavorare per gli altri per prendere i soldi da loro, tutto il discorso sulle corresponsabilità nella tragedia dell'11 settembre. Ma adesso torniamo al punto. I due veramente forti sono quelli lì, anche se Patrick Reed francamente è in calo da qualche tempo, e Bryson DeChambeau sta fronteggiando dei problemi fisici che l'hanno costretto a molti ritiri. Ma il punto è un altro. La scelta possibile della squadra americana ha tante tali di quelle opzioni, perché il mercato dei golfisti americani è talmente ampio e sono talmente tanto forti in tanti che non ne risentirà. A livello europeo, di uomini importanti in questo momento c'è Sergio Garcia, ma anche lui, dopo aver vinto il Master del 2017, che è stato un po' l'apice della sua carriera, che peraltro languiva già da un po', non ha combinato granché dopo e non sarebbe nemmeno sicuro del posto in squadra. Quindi, a mio giudizio, se non interverranno cambiamenti, nel senso di adesioni importanti alla nuova Lega, la bellezza e il livello della Ryder 2023 non sarà minimamente intaccato. Questa insomma una buona notizia naturalmente per il nostro paese, visto che per la prima volta ospiteremo questo grandissimo evento, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti. Massimo, un'ultima domanda per concludere questo approfondimento. So che naturalmente non hai la sfera di cristallo, però ti chiedo una previsione per il futuro. Cioè, secondo te la Superlega di Golf avrà successo dal punto di vista sportivo, naturalmente oltre che economico, e soprattutto inaugurerà una nuova epoca per il golf? Cioè, dopo la Superlega il golf non sarà più quello di prima? Questi strappi portano sempre qualcosa anche di positivo, ripeto. Le cose che hai elencato prima, come dire, le spettacolarizzazioni di contorno, non sono assolutamente da buttare via, perché il mondo cambia, perché se vuoi avvicinare un pubblico anche più giovane devi adeguarti un po' ai suoi usi, alle sue passioni, senza snaturare il gioco in sé, ma insomma mettendo insieme un contorno forse più festoso e festivo. Quindi c'è una parte di cose che potrebbe addirittura aiutare, come sempre la libera concorrenza aiuta a migliorarsi, ad affinare le armi, a limare i difetti e a venire incontro ad esigenze che si manifestassero percepite positivamente dalla gente. Quindi questo può accadere. Per il resto non credo che stravolgerà il mondo del golf. Ti segnalo una cosa. Ieri è arrivato alla sede dell'US Open, che si giocherà questa settimana, Phil Mickelson era naturalmente atteso da una schiera di giornalisti.
per la conferenza stampa. Ogni volta che gli è stato posto una domanda sulla Superlega, lui ha eluso la risposta. A fronte anche di una collega che gli ha sottoposto quello che ricordavo prima, la lettera dei familiari delle vittime dell'11 settembre sull'opportunità o meno, sì, come giocatori di aderire all'iniziativa degli arabi, non ha risposto. Anzi, ha risposto un po', come dire, ironicamente, ma c'è una domanda allora, questo, ma non, insomma, lui ha eluso puntualmente tutte le domande. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, almeno secondo me, allora è come quando ti prendono con le mani nella marmellata, no? Poi cerchi un pochettino di sviare, di rampicarti sugli specchi o di evitare di parlarne. Allora, è perfettamente lecito a chiunque migliorare il proprio status economico aderendo ad una proposta economicamente rilevante. Però cercare di ammantarla, come in passato ha fatto lui, che aveva parlato di avidità del tour americano, insomma, avidità, ha reso milionari in dollari centinaia e centinaia di giocatori, quindi non lo so fino a che punto sia un appunto condivisibile. Quindi va bene, hai scelto di farlo, ok, però perché taci? Perché non rispondi alle domande? Sei in imbarazzo, evidentemente, e questo è abbastanza significativo. Perché, ripeto, la logica è accettabile: guadagno senza gioco di meno, tre giri anziché quattro, viaggio di meno, non viaggio mai in perdita, perché ricordiamo che il giocatore di golf, se non risulta fra i primi 60 dopo due giorni, se ne va a casa e tutto è a carico suo. I viaggi, la diaria del caddy che lo assiste, eventuali problemi medici, fisici, eccetera. E quindi è chiaro che quella lega ti dà la copertura totale, no? Guadagni comunque, non perdi mai. Lui, certo, che è gambling addicted, della prospettiva di guadagnare comunque senza rischiare, forse lo affascina. Ecco, sì, guadagni in ogni caso, insomma, non perdi mai, però questo mette anche in evidenza poi tutta la questione della meritocrazia, come giustamente sottolineavi, certo, la stessa che era emersa appunto per la Superlega di calcio, il fatto che ci fossero dei posti già segnati. C'è un elemento numerico impressionante. Schwarzel, che ha vinto sabato il primo torneo di questa lega, si è portato a casa 4.200.000 dollari per la vittoria nel singolare e altri 500.000 perché gli altri giocatori cui era abbinato, sommando gli score, sì, hanno a loro volta, mi pare, vinto. Insomma, si è portato a casa 4.700.000 dollari. Ora, in un giro di 54 buche. Ora credo che Schwarzer, quella cifra, che è stato per carità un grande giocatore, non stiamo parlando di un modesto giocatore, certo, ma da molti anni in qua era uno che insomma si piazzava ma non vinceva più. 4 milioni forse nelle ultime due o tre stagioni sommando gli incassi non li ha messi insieme, certo, e lì in un weekend lungo, nemmeno lunghissimo, tre giorni, se li è portati a casa. Insomma, è chiaro, possiamo, che questo è un argomento molto, certo, forte. Certo, possiamo riassumere tutto nella frase di Dustin Johnson: ho fatto la scelta migliore per la mia famiglia. Insomma, un po' di rispetto per le famiglie che devono mettere insieme pranzo e la cena, forse. Assolutamente, sarà questo contenta, però, sarà contenta Paulina, anche il senso Paulina della pochezza di certi personaggi. Sì. Purtroppo, perché come sì, ti permetti di dire ho fatto una scelta per la mia famiglia? Assolutamente, è stata appunto una battuta riportata infelice riportata dai media, sì, sì, con cui sei giustificato, esatto. Massimo, io ti ringrazio davvero tantissimo per la tua partecipazione, naturalmente la tua competenza, per averci aiutato a capire ancora di più questo fenomeno della Superlega che appunto ha investito il mondo del golf. Grazie ancora e ti aspetto naturalmente qui a presto sulle fonti. Con piacere, un saluto a tutti. Grazie. Ringraziamo allora il direttore Massimo De Luca, si chiude qui questo appuntamento speciale di Instant Focus. Naturalmente io ora vi rimando alla programmazione delle fonti TV.